Incidente stradale autonomo a Corigliano Rossano, muore conducente. Avrebbe perso il controllo della sua auto per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada. È morto così in contrada mezzo fato a Corigliano Rossano un uomo molto probabilmente di nazionalità romena. La vittima era da sola in auto, sul posto, oltre ai medici del servizio di emergenza 118 che hanno prestato i primi soccorsi, rivelatisi però inutili, e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dell'incidente stradale. Si sta inoltre lavorando per risalire l'identità della vittima. Muratore 65enne muore cadendo da un'impalcatura nel Cosentino. Un muratore di 65 anni è morto cadendo dall'impalcatura sulla quale era impegnato ad effettuare dei lavori. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Roggiana Gravina, nel Cosentino. Le indagini sulla dinamica sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Al momento le ipotesi sono di un malore o della perdita di equilibrio. Sul posto è stata fatta intervenire l'ambulanza, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Sulla vicenda è intervenuto oggi il segretario generale della Fillea Calabria, Simone Celebre. La mattanza continua, nonostante i tanti appelli, afferma in una nota, si continua a morire di lavoro. Purtroppo in Calabria ieri si è verificato un altro tragico infortunio sul lavoro, costata la vita a un 65enne padre di famiglia. Questo incidente si aggiunge alla lunga lista di morti sul lavoro che stanno affliggendo l'Italia, evidenziando gravi lacune nella sicurezza lavorativa. L'incidente in Calabria è parte di una più ampia crisi nazionale. Nei primi mesi del 2024, prosegue il sindacalista, si sono già registrati numerosi decessi sul lavoro, con il settore delle costruzioni che risulta essere uno dei più colpiti. In questa triste circostanza esprimiamo vicinanza e cordoglio ai familiari del lavoratore. Cadavere abbandonato in ospedale a Reggio, c'è un fermo, probabile tentativo di rapina finito male. Gli inquirenti hanno sottoposto a fermo di polizia un giovane reggino perché sarebbe coinvolto nell'omicidio di un uomo di 30 anni originario di Catania, il cui cadavere è stato lasciato ieri da tre suoi complici dentro il cortile dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria, dandosi poi alla fuga. Polizia e carabinieri hanno ricostruito in buona parte il tragico evento, pare causato da un tentativo di rapina finito male per i quattro catanesi in trasferta a Reggio Calabria. Dopo aver abbandonato il corpo senza vita del complice al Morelli, il terzetto in fuga aveva raggiunto Villa San Giovanni a bordo di una Fiat Punto, abbandonando nei pressi degli imbarcaderi delle navi traghetto l'utilitaria, tentando di raggiungere Catania. Per dinamiche ancora da accertare, il tentativo di fuga dei tre presunti rapinatori si è interrotto a Messina, poiché uno di essi era stato a sua volta ferito in maniera grave, tanto da essere ricoverato in un ospedale della città peloritana. Rintracciata la madre del neonato trovato morto tra gli scogli in Calabria, è una tredicenne. È stata rintracciata la madre del neonato, il cui corpo senza vita è stato trovato con il cordone ombelicale ancora attaccato all'interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni, nelle vicinanze degli imbarcaderi per la Sicilia. Si tratta di una tredicenne di nazionalità italiana. La ragazza è stata individuata nell'abitazione dei genitori a Villa San Giovanni dai carabinieri della squadra mobile di Reggio Calabria, che stanno svolgendo le indagini su delega della Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni. La giovane è stata portata in ospedale e ricoverata perché è affetta da setticemia, conseguenza del parto che sarebbe avvenuto nello scorso fine settimana, in circostanze sulle quali sono in corso le indagini degli investigatori. Sui particolari della vicenda, inquirenti ed investigatori mantengono al momento uno stretto riserbo. Si è appreso comunque che il contesto familiare cui appartiene la tredicenne è particolarmente degradato. Nella stessa giornata di domani dovrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo del neonato. Lo scopo, in particolare, è di accertare se il neonato, quando è stato partorito, era già morto o se il decesso sia sopraggiunto successivamente. E in quest'ultimo caso, quali sono state le cause che l'hanno provocato? Polizia e carabinieri comunque sono al lavoro per ricostruire l'intero quadro delle responsabilità connesse alla vicenda. Lamezia, cadavere di un bimbo ritrovato in mare, probabile vittima di un naufragio avvenuto ad aprile. Cadavere di un bimbo ritrovato nelle acque antistanti l'aeroporto di Lamezia, esattamente nel tratto tra la zona del pontile ex Sir e il fiume Amato. Parte del cadavere è stato rinvenuto il 14 aprile in avanzato stato di decomposizione e recuperato dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia.
Secondo le indagini è emerso appartenere a un minore extracomunitario deceduto probabilmente a seguito di annegamento conseguente al rovesciamento del natante su cui era imbarcato. Le indagini della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, delegate per la parte di rispettiva competenza al locale commissariato e alla Guardia Costiera e alla stazione navale della Guardia di Finanza di Vibo Marina, sono proiettate all'individuazione del naufragio, con ogni probabilità occorso nella prima decade del mese di aprile 2024. Si è proceduto all'effettuazione dell'esame autoptico sui resti del cadavere del piccolo, dal quale sarebbe emerso che si tratta di un bambino tra i 6 e gli 8 anni e che indossava durante l'annegamento 3 paia di pantaloni per proteggersi dal freddo nel corso della traversata. La procura ha conferito incarico tecnico per l'estrazione e la tipizzazione del DNA al fine di consentire, nell'eventualità, ogni comparazione volta all'individuazione e identificazione dei genitori o consanguinei. Il rinvenimento segue quello di altri 3 cadaveri rinvenuti nel mese di aprile, rispettivamente tra Isola di Vulcano e il promontorio di Capo Tindari, al largo dell'isola di Filicudi e in località Rodia del comune di Villafranca. Il relativo procedimento è comunque nelle fasi preliminari. Lo adescano online, poi lo rapinano e sequestrano, aggressione a sfondo omofobo a Reggio. I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato 3 giovani di età compresa tra i 28 e i 30 anni, originari della provincia reggina, accusati dei reati di sequestro di persona, scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La notte del 22 maggio scorso, durante un servizio di pattuglia in via Pineta Zerbi, la sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria fermava un Audi A3 per un regolare controllo di polizia. Gli occupanti del veicolo, 3 ragazzi, apparentemente impacciati ed agitati nei movimenti, sembravano perdere del tempo nel fornire i documenti di riconoscimento. La circostanza insospettiva ai militari dell'arma, che pertanto procedevano ad effettuare un controllo all'interno del mezzo, trovando nel cruscotto diverse carte di credito, 2 telefoni cellulari, un mazzo di chiavi di un'altra autovettura e il tesserino di riconoscimento di un ordine professionale. Alla richiesta degli operanti per sapere a chi appartenesse quel materiale, nessuno sapeva fornire delle spiegazioni e per questo motivo il personale dell'arma iniziava ad effettuare degli accertamenti per rintracciare il titolare di tutti gli effetti rinvenuti. I carabinieri, a seguito di continue ricerche, individuavano parcheggiata nei pressi dell'ex lido comunale di Reggio Calabria l'autovettura a cui appartenevano le chiavi in possesso dei 3 giovani e poco distante, immediatamente, soccorrevano un giovane che, sconvolto e in stato di shock, riconosceva sin da subito i predetti come coloro che poco prima lo avevano picchiato e derubato. La vittima infatti ricostruiva ai militari quanto accaduto in precedenza, spiegando che quella notte aveva deciso, tramite un annuncio pubblicato su un sito di incontri online, di mettersi in contatto con uno sconosciuto, ottenendo un appuntamento presso la citata area balneare. Dopo essere stato adescato, al suo arrivo non aveva però trovato un potenziale partner, ma 3 feroci aggressori che lo avevano dapprima minacciato e malmenato con dei bastoni e successivamente rapinato del proprio portafogli e dei telefoni cellulari in suo possesso. Nella circostanza, i malviventi lo ingiuriavano costantemente con frasi omofobe, tenendolo per diverse ore a terra, immobilizzato e sotto continua sorveglianza, mentre perquisivano la sua autovettura e si recavano a più riprese a prelevare centinaia di euro in contanti mediante l'utilizzo delle carte di credito sottratte. Dopo aver terminato l'azione criminosa, i sequestratori fuggivano a bordo del loro autoveicolo per poi essere fermati all'anzidetto posto di controllo dei militari della Compagnia di Reggio Calabria. Tempestivo da parte del personale dell'arma è stato anche il trasporto del malcapitato presso il GOM di Reggio Calabria, dove veniva ricoverato per i politraumi arrecatigli in tutto il corpo. Gli arrestati con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e sugli stupefacenti, l'11 aprile scorso erano stati deferiti all'autorità giudiziaria per un episodio analogo. Nella provincia di Rovigo, infatti, con lo stesso modus operandi, avevano adescato un uomo e una volta fatto accesso all'interno della sua abitazione, lo avevano legato con delle fascette e colpito ripetutamente alla testa con il calcio di una pistola al fine di rapinarlo. 6 minorenni massacrano di botte un senzatetto, il garante per l'infanzia e l'adolescenza, la famiglia è un'incubatrice di baby criminali.
Apprendere che sei minorenni avrebbero pestato di botte, umiliato, legato ed immobilizzato un senzatetto per poi dare fuoco agli oggetti che aveva con sé, compresi effetti personali e indumenti, suscita un moto di indignazione irrefrenabile, ma soprattutto denuncia il fallimento totale delle agenzie educative. È la reazione del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, rispetto agli accadimenti di San Costantino Calabro, nel Vibonese. Ci troviamo al cospetto di un episodio da ascriversi alla voce criminalità e non già devianza, spiega il sociologo, che rientra tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione ed allarme a livello sociale. I dati nazionali estrapolati dalle dichiarazioni dei presidenti delle corti d'appello ad apertura di anno giudiziario confermano una situazione pericolosamente emergenziale che, a furia di essere doverosamente riportati dalla cronaca, finiscono per generare una sorta di assuefazione. Mentre quanto sta accadendo non è normale, tantomeno accettabile. In linea generale è la famiglia a rappresentare la principale incubatrice di baby criminali, perché, spiega Marziale, la disattenzione di troppi genitori ed un permissivismo eccessivo provocano un eccesso di libertà che agli adolescenti arriva come autorizzazione a fare quello che vogliono, in un modo che premia a suon di like sui social le peggiori scempiaggini. E su questo punto c'è da spingere il legislatore a muoversi celeramente per regolamentare i flussi, perché il mancato esercizio dell'autorevolezza propria, della genitorialità, delega proprio ai modelli mediali la funzione educatrice, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L'emulazione digitale, deviante e criminale è allo stato di pericolo maggiore con il quale fare i conti. L'adolescenza è un momento particolarmente delicato nella vita di un individuo, dice ancora il garante, e laddove la famiglia non riesce a porre freni, ecco annidarsi la necessità di aggregarsi, di fare baby gang, i cui componenti sono accomunati dal desiderio di essere rispettati dalla società, di trasgredire, sentirsi invincibili, seminando violenza e terrore tra i propri coetanei e gli adulti. Non c'è altra soluzione per il sociologo che ricentrare, prima che sia troppo tardi, il ruolo fondamentale della famiglia, cui spetta il compito di educare. Il ruolo genitoriale, per quanto possa risultare difficile, deve includere elementi di comprensione, ma soprattutto di severità e controllo nella giusta misura. È un altro tassello nell'ottica di una prevenzione efficace e rappresentato dalla scuola, ma in tal senso bisogna purtroppo rilevare che nel sistema italiano contemporaneo esistono falle che dovrebbero essere chiuse in fretta. Crotone, barca esplosa con dentro migranti, due finanzieri condannati. Due condanne e due proscioglimenti, e questa è la decisione adottata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco, nei confronti di quattro militari della Guardia di Finanza, imputati per la morte di quattro persone in seguito all'esplosione di un'imbarcazione che trasportava migranti, avvenuta il 30 agosto 2020 nel tratto di mare antistante la località Praia Longa, nel Crotonese. A conclusione del processo con rito abbreviato, la condanna a 2 anni di reclusione ciascuno con sospensione della pena è stata inflitta al capitano Vincenzo Barbangelo, all'epoca comandante della sezione operativa navale di Crotone della Guardia di Finanza, e al maresciallo Andrea Novelli, comandante della motovedetta V817 in forza alla sezione navale di Crotone, che era intervenuta nel soccorso. Le condanne accolgono le richieste del PM Pasquale Festa per i reati di naufragio e omicidio colposo plurimo. Il GUP ha disposto invece il non luogo a procedere nei confronti dei due finanzieri, Maurizio Giunta e Giovanni Frisella, che salirono a bordo dell'imbarcazione dei migranti per governarla e condurla in porto. Il giudice in questo caso non ha accolto la richiesta del PM che aveva avanzato il rinvio a giudizio di Giunta per omicidio colposo plurimo, escludendo il naufragio e appunto il proscioglimento di Frisella. Operazione antidroga in Lombardia, arresti anche in Calabria. Un'operazione antidroga e antimafia in Lombardia ha portato a smantellare due presunte organizzazioni criminali e ad emettere 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere, più altre 5 ordinanze applicative degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone dimoranti in Lombardia, Piemonte e Calabria.
L'operazione, tuttora in corso, condotta dall'SCO e dalla squadra mobile di Como, sta coinvolgendo centinaia di investigatori delle squadre mobili di diverse province del territorio nazionale ed è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'associazione armata, usura ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell'attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società, intestazione fittizia, indebita percezione di erogazioni pubbliche per aver ottenuto mutui attraverso fondi di garanzie per il tramite di documentazione falsa. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Como. Lamezia, controlli carabinieri in area Movida, lavoratori irregolari e spettacoli pubblici senza autorizzazione. La Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, con il supporto del NIL di Catanzaro su tutto il territorio di competenza, con particolare riferimento alle zone della Movida di Nicastro, ha messo in atto un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e anche alla luce dei numerosi incidenti stradali che hanno interessato il territorio lametino. Al rispetto delle norme del codice della strada, nonché al controllo delle attività commerciali per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. Il piano che ha portato all'impiego di circa 30 carabinieri ha previsto l'esecuzione di una fitta serie di controlli su tutte le aree del comprensorio lametino. Pattuglie appiedate a bordo di autoradio e in abiti civili hanno sorvegliato le aree interessate dalla maggiore concentrazione di persone. Sono state controllate più di 100 persone, 500 veicoli e 8 attività commerciali. I controlli hanno anche riguardato il rispetto delle norme in materia dei pubblici spettacoli e dell'illecita occupazione del suolo pubblico. I militari della stazione Lamezia Terme, principale, coadiuvati da personale tecnico ARPACAL, hanno constatato che quattro locali, non solo svolgendo pubblici spettacoli senza la prevista autorizzazione, ma l'emissione sonora era superiore ai limiti previsti, andando di fatto a disturbare il riposo delle persone residenti nelle abitazioni limitrofe. Un ulteriore dato negativo riguarda il lavoro in nero. Due attività di ristorazione sono state sospese in quanto venivano impiegati dipendenti senza il previsto contratto di lavoro, con contestuale elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 19.500 euro. Nel corso dei controlli, inoltre, è stato denunciato un giovane per porto abusivo di armi, in quanto a seguito di perquisizione di iniziativa personale e veicolare è stato trovato in possesso di un caricatore di pistola calibro 7,65 contenente 10 cartucce del medesimo calibro e 5 persone sono state segnalate alla prefettura di Catanzaro ai sensi dell'articolo 75 del DPR 309/90, poiché sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel complesso, i militari, durante i posti di controllo, hanno sequestrato 10 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina. Fermiamo i suicidi in carcere, maratona oratoria a Catanzaro. Fermiamo i suicidi in carcere, diamo voce a chi non ha voce, è il titolo della maratona oratoria in programma in piazza Matteotti a Catanzaro della Camera Penale Cantafora di Catanzaro. Si parte alle ore 10 del 29 maggio. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Vediamo il video a cura di Terry Boemi. Ospedale San Bruno, Comitato e Comune di Nardò di Pace presentano un nuovo ricorso al TAR. Il Comitato San Bruno, unitamente al Comune di Nardò di Pace, ha presentato il ricorso al TAR avverso il DCA 78 del 26 marzo 2024, nell'ultimo giorno utile per presentarlo.
Il sodalizio ha ringraziato il sindaco Romano Lo Jielo e a tutta l'amministrazione di Nardo di Pace per la sensibilità dimostrata, per l'attaccamento al territorio e per il loro impegno economico. I componenti del comitato si sono autotassati per finanziare il ricorso, senza scendere in piazza per richiedere il sostegno economico alla cittadinanza. Infatti, spiegano i promotori, si è deciso di ricorrere al TAR nonostante le rassicurazioni sopraggiunte dalla Regione sull'arrivo nei prossimi mesi del nuovo DCA, in cui saranno riportate tutte le modifiche al piano di riordino della rete ospedaliera da noi espressamente richieste, perché il nostro impegno e l'importanza che ha il Presidio San Bruno per nostro comprensorio non ci consente di rischiare di perdere i servizi ospedalieri. Dunque, c'è una nuova azione messa in campo per impedire che le paure che aleggiano sul nosocomio si trasformano in definitiva realtà. Asilo Nido a Satriano, al via i lavori. La scorsa settimana hanno avuto inizio le prime operazioni di scavo per la costruzione dell'asilo nido comunale. Il progetto nasce da un finanziamento ottenuto dal PNRR di circa 1 milione di euro e vedrà il suo termine presumibilmente entro dicembre 2025. Un'altra importante e grande opera che va ad incastrarsi all'interno di un progetto più ampio, avviato dal 2021, che prevede la riqualificazione di tante aree del nostro territorio, finora mai valorizzate, ma dal grande potenziale. La struttura sorgerà infatti in un'area comunale retrostante, il Residence Leotta, oggi abitato da centinaia di cittadini satrianesi, in quella che senza dubbio alcuno è la migliore lottizzazione realizzata negli anni del nostro comune. Un quartiere quindi che è il fiore all'occhiello di Satriano e che si doterà così di una nuova importante struttura. Lo rende noto il sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti. Soverato, donne e uomini in divisa e uniforme, percorsi a confronto. Alvinieri ha compiti non solo repressivi, quindi quello che si sente nell'immaginario collettivo è il carabiniere che punisce, reprime reati, ma è anche una fase preventiva di vicinanza al cittadino, di aiuto. E le donne, purtroppo entrate solo nel 2000 all'interno delle forze armate, hanno un ruolo ad oggi che purtroppo viene sempre di più a servire, quanto si parla molto di violenza di genere, che è uno dei campi su cui noi lavoriamo di più, e delle esperienze lavorative, come diceva il comandante 2 volte in Campania, questo è stato un campo su cui ci si è potuti sperimentare molto. E ho fatto 3 anni nella provincia di Napoli, ho svolto 3 anni di servizio nella provincia di Napoli, poi successivamente nel 2021 sono ritornata nella regione di appartenenza e ho svolto 2 anni di servizio presso la sezione operativa sempre della compagnia di Soverato, svolgendo un lavoro diverso rispetto a quello che svolgo oggi attualmente nella stazione, quando porto uniforme, perché si è lavorato anche in ambiti civili, che è una prerogativa anche dell'Arma dei Carabinieri come anche delle altre forze armate, si svolgono attività di indagini in ambito tecnico comportano un lavoro di anni che poi dà esito a quelle che si sentono nel telegiornale, le famose ordinanze, i famosi arresti specialmente in ambito sostanze stupefacenti o altri tipologie di reati. È bellissima l'iniziativa organizzata oggi, quella di parlare con i giovani, perché come ogni lavoro non si sa che cos'è quel lavoro fino a quando non si svolge. Quindi è importante, almeno a mio parere, sentire delle testimonianze di chi lo fa tutti i giorni. E siamo coinvolti noi come Arma dei Carabinieri, come hanno già detto gli altri comandanti delle forze dell'ordine, l'iter di arruolamento è disponibile su ogni piattaforma online, siti, social, ci sono i vari requisiti, si può iniziare con una carriera da truppa, da sottufficiale, da ufficiale e si entra a far parte di una forza armata che dà molte soddisfazioni all'Arma dei Carabinieri come anche giustamente le altre tutte le forze armate. L'Arma dei Carabinieri ha la peculiarità di essere ovunque, in ogni posto e tutti voi penso avete sempre avuto contatti, anche nel semplice controllo della circolazione stradale con i carabinieri o rivolgendosi in ufficio per una denuncia di smarrimento di un documento, una qualsiasi denuncia, si entra a far parte del contratto con le caserme dell'Arma dei Carabinieri.
che non devono essere viste come un nemico, qualcosa da attenzionare come ultima spiaggia o utente controllo, qualsiasi altra cosa, perché come già ho detto, c'è anche la funzione di vicinanza al cittadino, di ascolto, di bisogno e cercare di dare risposte a quelle che sono le esigenze di ogni cittadino. Collaboriamo tra forze armate e forze di polizia, quindi sì, anche nei vari controlli in ambito costiero, finanziario, stradale, si entra in collaborazione tutti, quindi è importante che non si venga visti come il nemico o qualcosa da temere. Siamo al servizio, come dicevo, del comandante dei cittadini, e questo è l'ideale che deve spingere per poter scegliere questa carriera lavorativa, perché altrimenti il lavoro si fa male, si vive male e i risultati sono pessimi. Quindi voi siete giovani, cominciate adesso a guardarvi intorno e fate, come già precedentemente detto, la scelta forse più importante della vostra vita, che vi definirà come adulti all'interno della società e vi darà anche le vostre soddisfazioni, perché vi assicuro che ricevere un grazie da un cittadino, chiunque questo sia, è la cosa più gratificante che possa succedere. Quindi qualsiasi poi lavoro, poi al di là di oggi, che spero sia pro forze dell'ordine, scegliate, l'importante è essere soddisfatti. Donne e uomini in divisa e uniforme, percorso a confronto, questo è il tema del convegno che si è svolto questa mattina presso la sala convegni dell'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice, organizzato dalla FIDAPA del presidente avvocato Roberto Ussia, e che ha visto una platea di ragazzi e ragazze molto interessati al tema del convegno. Sentiamo in merito queste nostre interviste. Allora, tra tutte le forze armate, ecco, le guardie di finanza hanno un ruolo specifico per dire, ecco, e quindi vogliamo focalizzare, puntualizzare qual è il ruolo. Sì, io sono il comandante della Guardia di Finanza di Soverato da un anno e mezzo più o meno, e noi come Guardia di Finanza fondamentalmente siamo attivi su tre filoni. Il primo è quello della prevenzione, senz'altro, nell'ambito della Polizia economico-finanziaria, che è la nostra mission istituzionale. Il secondo filone è quello della repressione, quindi quando si verifica un determinato reato, noi siamo lì a svolgere determinate indagini anche con strumentazione molto all'avanguardia affinché si possa individuare il colpevole. E il terzo filone è quello del controllo del territorio e di, come dire, coadiuviamo le altre forze di polizia nell'ambito del controllo del territorio e della prevenzione e repressione dei reati. E qui a Soverato siamo molto attivi in vari aspetti, ovviamente, quello che è il nostro principio cardine è quello di portare a termine delle verifiche e controlli fiscali, però anche nella repressione delle frodi e dei reati fallimentari siamo sempre molto, molto, diciamo, all'avanguardia, ecco. Comandante, allora ci troviamo in un periodo di disoccupazione giovanile, ecco, quindi possiamo anche invitare i giovani a intraprendere queste missioni? Sì, sicuramente può essere, diciamo, visto anche in questo senso, anche se fare militare, essere una persona in uniforme comporta comunque avere un aspetto valoriale e anche un dedicarsi a quanto la professione implica in maniera più decisa rispetto ad altre professioni. Tant'è che noi parliamo di andare in servizio e non di andare a lavorare, proprio perché nella parola servizio in cui è racchiuso tutto quello che è la nostra essenza e tutto quello che viene dato, perché noi riposiamo quando gli altri in realtà non lo sono e ci ritroviamo a essere pronti, disponibili ad affrontare ogni situazione quando gli altri si divertono. Quindi diciamo che il nostro tipo appunto di servizio si va comunque a incastrare nella vita di tutti quanti, in un momento della collettività, diciamo così, in un momento comunque particolare, che quindi comporta molte rinunce a chi intraprende la carriera militare, e questo deve essere, non sempre si misura con le aspettative di ciascun ragazzo. Mi rendo conto che quindi non è solo una vita di sacrifici, ci sono anche tante soddisfazioni che permettono comunque di veder valorizzato
valorizzato quanto si opera, quello che è il servizio al cittadino e quello che quindi si dà con la propria persona. Quindi secondo me prima di intraprendere bisogna sicuramente mettersi alla prova, ma anche essere consci di quello che sono questi tipi di aspettative che magari poco sono conosciute. Quindi l'incontro di oggi magari può anche mirare a questo, quindi portare a conoscenza di quello che è la nostra giornata tipo e quello che sono le nostre peculiarità, che quindi permette in qualche maniera di sapere a cosa si va incontro. Allora, noi automobilisti, quando si parla di polizia stradale, abbiamo subito, immediatamente, ecco, quindi ci sono delle azioni di repressione, ma ci sono anche delle azioni che prevengono prima di prevenzione. Sì, certo. Sicuramente noi come polizia stradale e anche le altre forze dell'ordine dello Stato puntiamo tutto sulla prevenzione, affinché diciamo, i comportamenti degli utenti della strada siano corretti e si evitano ogni pericolo. È chiaro che qualora l'utente violi qualche norma del codice della strada, va di conseguenza sanzionato affinché atteggiamenti di questo genere non vengano più posti in essere proprio in virtù della sicurezza stradale e della non messa in pericolo degli altri automobilisti e delle persone anche vulnerabili che quotidianamente diciamo, circolano sulla strada, perché come lei ben sa la strada è il luogo dove tutti indistintamente ci troviamo ogni giorno a percorrere e a vivere. Allora, in questo periodo il lavoro sul territorio è maggiormente accresciuto in vista anche delle vacanze. Certo, noi come Polizia Stradale siamo impegnati nelle grandi arterie stradali di comunicazione ad alta intensità di traffico. La nostra presenza è quella non solo di evitare il commettere di violazioni stradali, ma anche di soccorrere i tanti utenti che quotidianamente potrebbero trovarsi in difficoltà. Il periodo estivo sicuramente porterà un'elevata affluenza di traffico veicolare e noi come Polizia Stradale, soprattutto per l'accesso anche nella città di Soverato e nel comprensorio del Basso Ionio e in tutta la provincia di Catanzaro, ci adoperiamo quotidianamente per garantire appunto la sicurezza dei tanti utenti che verranno a trovarci quest'estate. Questi convegni sono interessantissimi, ecco, perché interessano i giovani, per dire, ecco, quindi anche i giovani devono avere una coscienza, ecco, in questo senso, per dire, per la salvaguardia del territorio. È così, questi momenti sono fondamentali per due motivi essenzialmente. Il primo è far conoscere quello che fa, in questo caso, la mia amministrazione, quindi la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, e anche cercare di far capire qual è l'impegno che abbiamo sul territorio. Ma la seconda finalità molto importante è cercare di far capire ai giovani, ai ragazzi, se è un percorso che vogliono intraprendere con serietà e dedizione. Non è un lavoro facile, ecco, per dire che i giovani sono portati a questo, è un impegno costante. È un impegno giornaliero, è proprio una scelta di vita, non è solamente l'impegno che può durare durante le ore lavorative, ma è proprio una vocazione, diciamolo così. Adesso con l'estate arriveranno i profughi, per dire, quindi l'impegno, il lavoro è maggiormente accresciuto? Beh, per quanto riguarda i profughi, quello non ne posso parlare io, non avendo una competenza specifica, però diciamo che durante l'estate il lavoro aumenta in maniera particolare, sia per i profughi, sia per quanto riguarda l'ambiente, quindi la tutela dell'ambiente, così come anche quello che viene chiamato mare sicuro per la protezione dei bagnanti. Ormai anche le ragazze si trovano a suo agio, vero, per questo lavoro? Sì, adesso sì. È anche molto bello parlare a dei ragazzi che hanno pochi anni di differenza da noi, perché noi, appunto, come ha detto la collega, siamo ai primi anni, quindi il primo approccio a questa carriera, e insomma per vedere se effettivamente è così come dicono, se è una nostra passione. A Cardinale conclusi i festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari. Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari, patrono di Cardinale, con la processione per le vie del paese, accompagnati dal suono concerto bandistico Francesco Cilea.
Guidata dal capobanda Nicola Salvi, presente l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Staglianò. In serata chiude le due giornate di festa Vincenzo Costa Band con un repertorio ricco di brani anni 70 che ha riscosso un notevole successo.
Senza andare.